Mister, oggi, oltre ad essere venerdì Nuvolari, che è una grandissima tradizione per la città di Verona, è il compleanno di Rafa Márquez, 36 anni del difensore messicano. Ti chiedo, questa settimana l'hai avuto poco barra nulla a disposizione perché è via da Verona per motivi familiari. Sarà la partita domenica a Genova. Ma sinceramente no, vediamo domani, cioè, no, nel senso che non l'ho ancora visto, che è arrivato ieri. Lui faccio gli auguri, voglio fare le persone, quindi vediamo un po' le sue condizioni, come ha smaltito il viaggio, però insomma, si è sempre fatto trovare pronto, anche la settimana scorsa è stato febbricitante, quindi valuteremo più di un momento. Cosa ti ha portato l'arrivo di Eros Pisano sulla corsia di destra? L'hai lanciato subito appena arrivato? Quali differenze anche tattiche possono esserci con l'inserimento appunto di Pisano? Ma quello che ho detto l'altra volta, delle alternative a destra, può giocare in difesa 5, in difesa 4, e lì insomma, a parte Ivan, insomma, Solace è più centrale, quindi ci dà altre caratteristiche, anche fisicamente ci siamo un po' alzati, quindi anche lui, insomma, sono contenti, ci può dare una mano, come ce l'ha fatta in queste gare, anche se so, il risultato forse insomma, è un po' penalizzato, però credo che abbia fatto una buona partita. Rafael invece come sta, visto che so che ha un problemino anche di pubalgia ed anche per quello che... Ah no, la pubalgia no, ho avuto un problema ai rotatori così della spalla, ieri si è allenato poco, però adesso vediamo oggi. Abbiamo Super Gollini che sta facendo fare la destra e sinistra, quindi se dire, sì, abbiamo tre portieri importanti, e quindi no, le battute vediamo oggi, siamo questo problema alla spalla, vediamo se lo recuperiamo. In ultima, prima Sport Mediaset ha dato la notizia che tu e Luca Toni state parlando di Antonio Cassano. A Luca piacerebbe portare meglio a Verona Cassano. Ti risulta? È la prima cosa che senti? Ti piacerebbe soprattutto allenare Ma non Cassano? so, queste voci qui non so, Luca, non abbiamo mai parlato di Antonio Cassano, che è un grandissimo giocatore, non so che tipo di notizia sia, ma è assolutamente un giocatore forte, però credo che insomma, non lo so, io credo che pensare alla partita di domenica, per tutto il resto c'è chi è più bravo di me a parlarne e dovete magari parlare con le società, con il direttore. Ti piacerebbe comunque che ci fosse la possibilità di Ma portare per Cassano Cassano? è un giocatore forte, non lo so se può essere o meno un giocatore che possa venire qua, però ripeto, io in questo momento qui devo pensare a Genova, è già un pensiero forte, dobbiamo essere veramente una cosa solida, perché dobbiamo cominciare a esserlo. Ultima battuta, la rifinitura la farete domani a Bogliasco, che è la casa della Sampdoria, questo grandissimo gemellaggio non solo tra le tifoserie, ma a questo punto anche tra i due club. Ah sì, è pensato così, quindi noi abbiamo un giorno prima di per quello che grazie sono anche le disponibilità della Sampdoria ci danno anche i loro campi, quindi c'è questo grandissimo gemellaggio e sarebbe bello fare risultato insomma, anche per i nostri amici più cerchiati.